Deluso, deluso perché non. Io non so se questo giudice qua ha un cuore, so che la legge è giusto rispettarla, però ci sono modi e modi che questo qua ha ucciso due ragazze a 200 all'ora, due bambine piccole, di cui una ancora, sono tutte e due all'ospedale, di cui tutte e una con due femori operati, la bambina piccola di 4 mesi che ancora non si sa se è in pericolo di vita. Arresti domiciliari, un pugno nel cuore per Alain Fragasso, padre di Jessica e zio di Sara. Decisione disposta questa mattina dal GIP di Pordenone per Dmitry Trajkov, l'uomo di 61 anni che domenica ha travolto l'utilitaria sulla quale viaggiavano le due cugine, entrambe rimaste uccise nello schianto. Cosa faccio io? Domani mi bevo, mi ubriaco, vado, corro per la macchina, ammazzo uno, tanto fra 6-7 mesi vado in galera. Intanto questo qua a casa sua si mangia il panino, si beve la birretta, si guarda la TV e io qua soffro, io, mio cognato, mia suocera, la perdita di mia figlia e di mia nipote. L'imprenditore bulgaro ha lasciato il carcere di Udine ed è tornato a casa con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, decisione del GIP Giorgio Cozzarini, che non ha accolto la richiesta di custodia in carcere da parte della procura, per cui invece esisteva un fondato pericolo di fuga, ma soprattutto una decisione che non trova pace nelle parole di Alain Fragasso. Io vorrei giustizia, ma per tutti, cioè io voglio che questo arrivi a tutto il cuore degli italiani per far capire che non è possibile una cosa del genere. Io vorrei arrivare anche a parlare con questo giudice qua. Mi spieghi? Magari dopo mi fai ragionare e mi dici: guarda, Alain, è per questo, 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 questo. E allora io dico: ok, capisco e va bene. Questo è quello che chiede Alain, capire. Capire perché l'uomo che ha tolto la vita a sua figlia e sua nipote e ridotto le sue due nipotine orfane all'ospedale dopo la fuga e omissione di soccorso, ora si trovi lì, nella sua casa, nella quale si era rifugiato subito dopo aver provocato lo schianto e dove la polizia stradale lo aveva rintracciato accertando il suo stato di alterazione. Le cose possono succedere, io non lo metto in dubbio, ma se vedi che uno che ti aiuta, cioè, basta, cioè, poteva succedere anche a me, però se uno vedi che, cioè, addirittura questo qua scappa, cioè, ancora peggio, cioè, vuol dire proprio che è menefreghismo, cioè, non gliene fregava proprio niente delle altre persone, è questo che non riesco a capire. Oltre che alla legge, quello di Alain è un appello a Dmitry Trajkov, un appello da padre a padre. Io, se avessi un padre così, è brutto da dire, ma mi vergognerei. Fallo per tuo figlio, io dico fallo solo per tuo figlio.